Buongiorno a tutti, benvenuti alla mia seconda video dimostrazione sul mio canale YouTube, Roberto Fontana. Vi ricordo che stiamo parlando di scrittura elfica, o se vogliamo essere più precisi, scrittura in Tengwar, una delle modalità di scrittura conosciute nella Terra di Mezzo e anche in Aman, che era il continente dell'Ovest. Quella di oggi però sarà una scrittura tipicamente della Terra di Mezzo, più esattamente la scrittura del Beleriand e altre poi dopo di questa scrittura che è più tipica della prima era, ce ne saranno altre che anche nelle ere successive che si rifaranno questo tipo di scrittura. Che differenza c'è? Beh, innanzitutto vediamo cosa scriviamo. Oggi scriveremo una frase che è abbastanza conosciuta, dovreste conoscerla tutti, o se avete letto il libro o se avete visto i film, avrete certamente sentito dire Enin Durin Aran Moria, Pedo Mellon Aminno. Cos'è? È la frase incisa sulla porta di Moria, che appare baluginante, di caratteri mithril sulla porta. E che cosa vuol dire? Vuol dire io Durin, re di Moria, di amico ed entra. In italiano, nel libro italiano, anche nel film è stato detto dite amici ed entrate. In realtà non è proprio così, Mellon è un singolare, vuol dire amico. Pedo è un imperativo che può voler dire sia entra che entrate, non c'è molta differenza e lì gioca un po' questo. Appunto, questa confusione, questa diversa traduzione gioca un brutto scherzo a Gandalf che in qualche modo non riesce a capire subito il significato della frase, perché a lui sembra che dica cioè di amico ed entra o dite amico ed entra e quindi cerca di tradurre questa parola amico in tanti modi, ma in realtà bisogna proprio dire Mellon, che vuol dire amico. Va bene, questa è una spiegazione di cosa stiamo scrivendo. Ecco, è stata scritta nella porta di Moria, quella che dà verso ovest, cioè verso il regno elfico del Beleriand. E quindi è scritta in elfico, se no sarebbe stata scritta in nanico. Era scritta in elfico, ma la lingua, Ostinevil era una città posta proprio oltre a ovest del regno di Moria. Era un gruppo che parlava Sindarin, quindi un'altra lingua, non il Quenya, non quella di prima. E scrivevano con questo metodo, appunto, quanta sarme. Quindi oggi proveremo a scrivere questa frase esattamente come era scritta sulla porta di Moria. Ecco, io ne approfitto oggi anche per farmi un po' di pubblicità, per farvi sapere cosa ho scritto io. Come libri anche, non sono solo un calligrafo, sono anche un autore fantasy. Qua vediamo Le Guerriere Drago, è una trilogia fantasy. Questo è il primo volume, appunto, Le Guerriere Drago. Abbiamo poi il secondo volume, Lo Spirito del Drago, il secondo libro, e la trilogia si conclude alla fine con Il Canto dei Draghi, che è l'ultimo volume uscito. Un romanzo fantasy classico, un po' ripreso sull'esempio del Signore degli Anelli, di Tolkien, di tanti altri romanzi. Oltre ai libri, ho fatto anche una cartina, come vedete, una mappa dove si può seguire, diciamo, lo svolgersi delle vicende in questo continente inventato da me. Una curiosità, notate, sul bordo. Ci sono delle Tengwar, vere e proprie Tengwar. Queste sono alcune frasi dette nel libro. Ci sono degli elfi nel libro, quindi loro parlano in elfico. E questa è una profezia che abbiamo chiaramente scritta da me e poi riprodotta su ogni cartina che troverete nel libro. Bene, fatto un po' di pubblicità, torniamo a noi. Un'altra cosa che vi voglio dire è la differenza che c'è fra la scritta che abbiamo fatto, che vi ho fatto vedere l'altra volta, e quella che invece troverete oggi, che vedrete oggi. Riguardiamo un attimo la scritta dell'altra volta, era questa, e notiamo,
Ve l'avevo già detto, ma rivediamolo un attimo. Qua ci sono le vocali sopra, vedete? Queste segni che sono messi sopra sono accenti strani, ma sembrano degli accenti strani, ma sono in realtà le vocali. Questa è una E che deve stare sopra questo portatore, perché se no da sola non ci potrebbe stare. Questa è una E sopra la L, E. Questa è una I, una col portatore lungo perché vuol dire accentato. Questa è una A, questa è una U, questa è una E, anche lei. Questa è una O, questa è una E, questa è una I, questa è una E e questa è una O. Infatti, o mentievo, elen silalum meno mentievo. Qua quindi le vocali sono scritte sopra le consonanti, possiamo dire. Beh, in elfico si dice, le vocali sono le teftar, le consonanti, vabbè, possiamo chiamarle tengwar, sono i segni, quindi i veri segni calligrafici. E quindi abbiamo le vocali, cioè le teftar, sopra le tengwar. Questo in elfico si dice Oma Tehtar con le vocali sopra. Quindi questa è una scrittura Oma Tehtar. Oggi vedremo invece un altro tipo di grafia, appunto un altro modo, come si dice, dove le vocali saranno scritte invece in linea con il resto, come delle lettere normali, come delle tengwar normali. Quindi sia le consonanti che le vocali sono tengwar, quindi si scriveranno in linea un po' come succede in italiano, in francese, tedesco, cioè tutte le calligrafie occidentali, quelle insomma di tipo alfabetico. Ok, incominciamo quindi a scrivere, poi un'altra differenza, vedremo, parleremo anche di stili, ma ve lo farò vedere dopo. Quindi incominciamo con la nostra scrittura. Dicevamo che la frase da scrivere era questa, Enne Induri Naran Moria, Pedo mellon annino. Ok, allora. Cominciamo con una E. Beh, vedete già la differenza che la E è un segno, una lettera, non è più una vocale sopra un portatore o sopra una consonante. Quindi questa è una E. Adesso faremo la doppia N, che in questa calligrafia è una lettera sola, questa qua. Qua faremo la Y, che anche lei è un segno a sé stante. E questa è una N singola. La differenza che vedete rispetto alla calligrafia di prima, lì se vi ricordate usavamo una, vi faccio vedere, un segno di questo tipo, eccolo, vedete, questa qua è una doppia N. C'era la N era sempre questa, e con una barra, una tilde sotto facevamo la doppia. Beh, in questa calligrafia la N è molto speciale perché fatta con un solo arco è una N semplice, fatta con due archi invece è una N doppia. Quindi qua c'è scritto Enni. E un'altra differenza grossa che possiamo vedere rispetto a questa scritta, notate, questa è scritta in obliquo, leggermente inclinata, questa invece è scritta dritta. Questa è una scrittura corsiva, è uno stile corsivo, questo è uno stile dritto, anche chiamato stile Parmaite, quello dei libri. Non c'è una grossa differenza dal punto di vista né grammaticale né linguistico né niente, è semplicemente una differenza stilistica. Come a noi non cambia niente, no? Se quando scriviamo al computer usiamo un carattere dritto o un carattere corsivo, no? Cioè, Word c'è il tastino C in alto che mi fa il carattere dritto corsivo, ma non cambia ben niente, è un modo semplicemente di distinguere una scritta da un'altra, ma non dà nessun'altra differenza. Quindi qua abbiamo scritto Ennin, adesso facciamo Durin, questa è la D, questa è la U, questa è la R. Questa è la I, stranamente non cambia niente dalla I nostra, diciamo italiana, un caso. Durin, una N sola. Andiamo avanti. Facciamo la A. La A in questa calligrafia è una specie di C italiana, però. Quindi A, Aran, la N come prima, la M invece è fatta così,
Per la M vale lo stesso che abbiamo detto per la N, questa è una M normale, se la raddoppiassi farei una doppia M. Questa invece lettera è una O. Di nuovo la I, Moria. Moria. Questo puntino è una virgola. Questa è una P, questa è la E che abbiamo già visto prima, la D, rifacciamo la O, di nuovo la M, la E. E con la L doppia di nuovo non si fa utilizzando le barre, ma con due L, una dopo l'altra. Pedomellon. Ah. Minno. La N doppia. Questi tre puntini simboleggiano il punto finale, scrivono il punto finale. Pedomellon Aminno. Ok, quindi se andate a vedere nella vostra copia del Signore degli Anelli o provate a riguardare il film, vedrete magari scritto. Lì è scritto inciso su pietra, ho usato una penna, quindi probabilmente non è esattamente la stessa forma delle lettere, però le lettere sono queste, le riconoscerete, esattamente questo. Enindurin aran moria, pedomellon aminno. Quindi io, Durin, re di Moria, di amico ed entra. Spero che vi sia piaciuta anche questa video dimostrazione. Ricordate di seguire sempre il mio canale YouTube Roberto Fontana oppure la mia pagina Facebook Roberto Fontana, autore calligrafo. Come avete visto, sono autore per i libri e calligrafo perché vi faccio queste lezioni. Alla prossima occasione e vi faccio tanti auguri in questo periodo di viverlo il meglio possibile. Arrivederci a tutti.